Oggi un missile balistico intercontinentale, ieri un altro missile balistico a corto raggio. La Corea del Nord continua con la sua prova muscolare attraverso lanci di missili che hanno destato non poche preoccupazioni negli ultimi 6 mesi. L'ordigno lanciato oggi infatti è caduto in mare nei pressi della costa giapponese dell'isola di Oshima. Secondo i militari sudcoreani è l'arma nordcoreana più a lungo raggio, che può colpire anche gli Stati Uniti ed è progettata per trasportare una testata nucleare. Ieri il missile a corto raggio è stato sparato dall'area nordcoreana di Wonsan ed è caduto nel Mar del Giappone. È assolutamente inaccettabile, ha dichiarato oggi il premier giapponese Fumio Kishida, condannando l'ennesima provocazione del regime nordcoreano di Kim Jong-un. Per il governo della Corea del Sud bisogna attuare attivamente misure per rafforzare la deterrenza estesa, come concordato con gli Stati Uniti. La deterrenza estesa è in riferimento alla promessa di Washington di utilizzare una gamma completa delle sue capacità militari, sia nucleari che convenzionali, per difendere i suoi alleati a partire da Corea del Sud e Giappone. Stati Uniti e Corea del Sud hanno già condotto un'esercitazione aerea congiunta poche ore dopo il lancio del missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord. La Cina ha sollecitato le parti interessate alla penisola coreana ad attenersi alla direzione della soluzione politica e a risolvere le rispettive preoccupazioni in modo equilibrato attraverso un dialogo significativo.